Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su 13, il gioco che sto portando in questa serie natalizia, poi diventata la serie di fine anno. L'altra volta avevo fatto saltare il campo Spaz e adesso devo entrare nel sottomarino. E niente, no, questi soldati ne stanno parlando infatti. Ma questi mi sa che stanno arrivando qua. Non vorrei aver fatto una cazzata ad aspettare qua dentro. Vabbè, facciamoli fuori, poi vediamo. Prima di cominciare ragazzi, come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, faccio sempre lo stesso invito, vedo che state rispondendo bene, però possiamo fare sempre meglio, quindi voi quando guardate un video iscrivetevi, mi raccomando, perché guardando gli analytics potremmo essere veramente molti di più, quindi continuate ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche, a suggerirmi nuovi giochi, perché no? Poi a voi non costa nulla iscrivervi, ma per me fa veramente la differenza, quindi sotto con le iscrizioni. Ha cucinato bene. È un po' che non la sento. Eh beh, se te ne vai a pesca apposta di stare con la tua ragazza, è normale. Già. E l'altro? Ma non mi ha sentito proprio. Va bene. Ok. Scemo è più scemo proprio. Chiusura portelli di sicurezza. Documento. Bene. Molto bene. Le frecce. I dardi. Perché l'hanno lasciato? Non scritto in minuscolo, chissà perché. No! Via, 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 via. Dove Tutto il vado? personale si presenti al rapporto Vado per di i qua. Ecco, ricordi. questa è una cosa che non mi piacque all'epoca. Cioè, nessun posto così sicuro, insomma, metterebbe a disposizione dei condotti laterali dove ecco appunto utilizzare dei ganci, cioè, insomma, come protocollo di sicurezza lascia molto a desiderare, insomma. Quelli sono andati via. Morto. Visto che non c'è rischio di allarme qua, direi che quello lo affronto a viso aperto. Questa non mi sente, cazzo. Dove sei? Dove devo andare? Da questa parte forse. Vediamo. Sì, ci ho preso. Ecco un altro condotto, va bene. Quindi io posso evitare portelloni di sicurezza tramite i condotti da aerazione. Muniti di ganci però. Molto sicuro, fatti poi a forma di grandezza d'uomo, perfetto. E qua mi sa che devo sfondare per forza. Per forza, devo fare per forza così. Non credo ci fosse altro modo, insomma. Che tanto se spaccavo la grata quell'altro mi sentiva. Niente. No, zero. Portellone chiuso, allora devo andare di là. No, non mi butto giù. No. Speriamo che non mi ha visto. Stavo per fare una cazzata. Ah, c'ho il grimaldello con te. Cazzo, però spero che non mi abbia visto quello là. Mi sa che tanto li devo affrontare lo stesso perché stanno uno di fronte all'altro. Mi sa che non posso fare stealth in questo punto. Salve. Perfetto, no?
Speriamo che non mi abbia sentito nessuno. No, forse non l'ho sentito. Quest'arma finisce colpi troppo velocemente, spara troppo in tempo. E poi è troppo instabile, cioè non ha proprio precisione. Vabbè, sono tutti super corazzati però, cioè. Che cazzo. Che cosa c'è? Ah, bene, molto bene. Quando c'è un medikit va sempre tutto bene. Non ho niente. Questo qua c'è qualcosa. Che c'è là sopra? Vedo qualcosa. Vedi, vedi. Qua nascondono sempre gli oggetti. Lì avevo preso tutto? No, vedi, c'è qualche munizione. Ho fatto bene a riguardare. Ho parecchie granate comunque. Granate e anche quelle caricate nel mitra. Molto bene. Qui c'è qualcosa, no? Niente. No, si sta chiudendo la porta, cazzo. Vabbè, tanto ci sarà sempre un condotto laterale dietro a cui passare. Minimo. Mi sa che si è chiusa, eh? Sì. Allora, torniamo indietro. Mi ricordavo che comparisse qualche soldato sulla via del ritorno, boh. Sarà che forse mi devo avvicinare più alla porta e magari triggerava l'evento, boh. Non ho idea. Dica, c'è qualcuno, no? No. Ah, vero, ma devo andare di qua. Madonna, quanto la odiavo sta zona. Ufficiale di servizio al rapporto sul ponte. Non so se si può fare. Oh, cazzo. Chi è che mi ha visto? Bene. No. Muori. Allora, qui mi sembra che si poteva fare, che si saltava. Non mi ricordo bene, ma mi sa che si faceva così, una roba del genere. Ok. Bisognava andare da sta parte. Ah, vedi, vedi. C'è un po' di roba lassù. Adesso ci arriviamo, piano piano. Ok. C'è un po' di roba là dietro da raccogliere. Pensavo che sarei caduto. Bene. Qui dove si va? Dall'altra parte. Ma dove vado? No, madonna. Per un attimo. Normale, cioè sto soffrendo un po' di vertigini. È normale. Allora. Il capitano del Bright. Ma così si capisce subito cosa fare. Io quando ero alle prime Meran scendevo lì in basso e tipo non trovavo mai sta scaletta. Ah, ce n'è un altro. Bah, però non so se sprecare una. Un dardo. No, vabbè, lasciamo stare. Beh. No, non mi dire che.
Dai, ma che cazzo? Ma che è davvero? Cioè, se cadi qui, no, devi fare tutto il giro. Ma che cavolata è? Ma vaffanculo. Che cazzata. Sì, pure, vai. Questa è stata veramente una cazzata. Vabbè, però almeno siamo andati a recuperare qualche giubbottino o qualcosa. Non è stato completamente tempo perso. Intanto ragazzi, oltre ad iscrivervi al canale, come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, di cui trovate i link in descrizione. Perché stiamo ormai per ultimare la traduzione di Midsurna Falls. Ultimare, siamo a buon punto, insomma. E ovviamente quando sarà pronta la rilasceremo in maniera totalmente gratuita e probabilmente la convertiremo anche per PSP, se vediamo che c'è interesse, insomma. E niente, quindi ogni aggiornamento io lo pubblicherò sui miei social o qui sul canale quando porterò, diciamo, il gameplay vero e proprio. Quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati. Qua me lo ricordo a sto punto che non sapevo mai come fare, perché cioè io sto gancio non lo vedevo proprio, perché sparavo a quello lì e poi mi buttavo giù, cioè non stavo a guardare qua sopra. Speriamo che torni qui quel tizio. Gli sparo con il dardo. Beh. Non viene più. Eccolo là. Ecco, lo becco. Cazzo, lo becco. Facciamo così. Boh, magari metto funge da granata fumogena qui. Devo farla un po' più stealth, sta cosa qua. Ormai è andata. No! Cazzo, c'ha pure l'M60 sto stronzo. Il figlio di puttana. Tutto corazzato qui. Sì, vai, vai. Spara, spara. Allora, qui dietro non c'è un cazzo. Libera la passerella. Ah, ok. Saltare. Sto arrivando, un attimo. Ma che? Non mi aspettate. Mi sa che se mi butto nell'acqua muoio. Quindi meglio evitare. Cos'è? Sembra una macchina di preservativi, tipo. No, un distributore. Prepararsi alla partenza. Ah no, mi posso buttare in acqua. Mi ricordavo di no invece, boh. Ma mi sembra che poi dopo mi dà tipo una fiocina o un qualcosa del genere per sparare sott'acqua. Se ricordo male, boh. Mi sa che qui si conclude il livello, quindi nel caso io già vi saluto e vi rimando al prossimo episodio, invitandomi come sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche.